Fondi creati a favore delle nuove iniziative d'impresa, misure a sostegno dell'innovazione tecnologica e del turismo, finanziamenti che incentivano la creazione di contratti a tempo indeterminato. Le politiche industriali della Regione Puglia sono state al centro del confronto tra imprenditori e istituzioni promosso al Future Center di Barletta, un momento di approfondimento dedicato alle opportunità oggi a disposizione per chi voglia sviluppare un'idea d'impresa o rafforzare la propria attività economica. Abbiamo potenziato nidi per i giovani, sia per chi ha un'impresa, tecnonidi per le imprese tecnologiche, visto che Industria 4.0 è la prossima scommessa sulla quale tutti vogliamo puntare. Il PIA Turismo, visto che questo territorio ha una vocazione turistica, pensiamo di poter incentivare e sviluppare meglio e dare sostegno a quelle imprese che vogliono sviluppare il turismo. Pensiamo ai contratti di area, contratti di programma. Barletta ha avuto la possibilità di esprimere con il Consorzio 5 Stelle la possibilità di mettere insieme un numero di imprenditori per ottenere dei finanziamenti, per non soltanto ottenere luoghi a norma in cui esercitare la propria attività, ma anche tecnologie moderne all'avanguardia. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione sono i tre settori sui quali la Regione Puglia ha prodotto i maggiori investimenti. Poche settimane fa abbiamo presentato un nuovo bando che va sul canale della ricerca e dell'innovazione, si chiama InnoAid, ci stanno arrivando già le prime domande e stiamo per presentare entro qualche settimana una nuova misura per quanto riguarda l'internazionalizzazione, con un pacchetto completo che va dall'export manager a tutte quelle spese necessarie per poter essere presenti e presentarsi su un mercato internazionale. Abbiamo messo a disposizione 1.350 milioni di euro come regione, che unite agli investimenti che hanno messo le aziende, ha sviluppato una mole in questi 4 anni e mezzo di investimenti di oltre 3 miliardi e mezzo di euro, che ha sviluppato 19.500 unità lavorative annue con contratti a tempo indeterminato. Vogliamo continuare su questa strada perché pensiamo che rafforzare il sistema delle imprese, garantendo anche un'occupazione a tempo indeterminato stabile, significhi rafforzare la Regione Puglia, rafforzare l'occupazione e quindi una crescita anche del PIL sociale a fianco al PIL economico.